Notizia assurda, ragazzi. Cosa è successo? Ragazzo scoppia di salute, feriti due genitori. Oggi è veramente caldo. Ah sì, è veramente caldo. Non ce la farei neanche a far l'amore, guarda. Peccato, te l'avevo da oggi. Amore, spegni il ventilatore che ho freddo, mi ha preso freddo. Ma è possibile che non capisci mai quello che ti dico? In che senso, scusa? Spiegati un po' meglio. Lo vedi? Senza occhiali poco. Amore, senti, ti devo dire una cosa, ho un problema. No, amore, sono i nostri problemi, non sono soltanto i tuoi. Non ho solo io un problema, ce l'abbiamo tutte e due. Quindi abbiamo un problema? Certo. Ah, allora abbiamo messo incinta... La maestra a scuola interroga bambini e gli dice: via, oggi mi raccontate quello che fate appena arrivate a casa, secondo voi se quello che fate ha un significato. Per esempio, te, Luigino, dimmi, che cosa fai appena arrivi a casa? Dice: ma io appena arrivo a casa mangio e poi preparo il caffè e lo porto a mio papà. Bravo, e questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che da grande sarò un bravo barista. Oh, bravo Luigino. E te, Maria, invece, io arrivo a casa, mangio e poi mi metto lì, faccio dei disegni bellissimi e poi li dipingo. Dice: brava, e questo secondo te cosa vuol dire? Questo secondo me vuol dire che da grande io sarò un'ottima pittrice. E brava Maria. E te invece, Luchino, quando cosa fai? Beh, io arrivo a casa, mangio, poi mi metto sul terrazzo e sputo al primo che passa. E questo cosa ti dice? Cazzo sputi, eh! Mi ritengo fortunato, perché da quando sono nato ho un gioiello in mezzo alle gambe, lo tengo dentro le mutande, yeah! So peace alone, baby, so peace alone, baby. Non so se avete letto i giornali in questi giorni, ma sembra che a Livorno abbiano avvistato uno squalo bianco, anzi è stato anche fotografato, è anche stato, insomma, ripreso con dei telefonini, quindi insomma questo squalo bianco è a Livorno. Qualche giorno fa è stato avvistato, penso, il solito squalo bianco, era a Bocca d'Arno, sì, che vomitava a livornese. Amore, per favore, mi passi il sale, per piacere. Grazie. Prego, amore. Abbi pazienza, me la verso un pochino d'acqua, per piacere, che ho una sete, svengo. Grazie, tesoro, ti amo tanto. Ah, grazie, amore. Oh, ma quant'è che state insieme, tu e mamma? Beh, sono 30 anni che stiamo insieme, 20 anni siamo sposati, ma è 30 che stiamo insieme. Dici sempre amore, tesoro. In realtà non mi ricordo come cazzo si chiama. Ma chi me l'ha fatto fa? Era meglio da mamma, amica mia, non te sposa?